Corrado Di Maggio. Vai! Già partite. Vai! Thank you.
detto poc'anzi, le squadre giovani ti deve aspettare tutto, o grandi reazioni o momenti di calo pazzeschi. È vero che noi in queste 8 gare di campionato abbiamo avuto alte e basse, ma questo è dovuto a una squadra giovane. Come vedi, dopo 8 gare nel Camerat hanno esordito tanti giovani, anche oggi è toccato il turno di Faraci, anche oggi è toccato dopo 2 anni di assoluto lontananza dei campi Vincenzo Azzarello. Il gruppo e il progetto sta funzionando. È chiaro che noi l'obiettivo principale è quello della salvezza. Ci troviamo a 16 punti, siamo sulla buona strada. Mi auguro che al più presto possibile raggiungiamo quei punti che ci servono per la salvezza. Per quanto riguarda gli altri che dovevano vincere il campionato, vi posso dire solo una cosa, che non ho mai visto società e squadre che vincono i campionati a luglio e ad agosto. I campionati si vincono ad aprile e le squadre si salvano, retrocedono sempre ad aprile. E poi un'altra cosa che voglio sottolineare, ed è giusto, come fa il sottoscritto, di guardare nella propria società, non infischiarsi del lavoro e dell'operato degli altri, perché ci vuole rispetto. In pratica un Camerat umile che punta in alto. Non punta in alto, punta, il progetto che ha fatto la società, a valorizzare i giovani e rispecchiare quantomeno il paese calcisticamente parlando, perché ormai Camerata è un paese che merita rispetto. Mister, vedendo il risultato di San Giovanni, dove la capolista, l'Alcamo, si ferma? Ma guarda, sono doppiamente contento perché raggiungo l'Alcamo, ma principalmente di cuore sono contento per l'amici di San Giovanni, perché so che c'è un gruppo che sta lavorando bene, c'è un gruppo che sta facendo dei sacrifici e a mio parere c'è una squadra, a mio parere, modestissimo parere, una squadra quantomeno di playoff. Dopo Nino Ilardi arrivi tu. Un'altra sicurezza e lo specchio della porta è chiuso del Camerat. No, ma tempo per arrivare come Nino Ilardi ce n'è di fare ancora la strada. Ho molto da lavorare, sto lavorando bene con lui e lo ringrazio. È la prima persona che da ringraziare, penso. Oltre al mister Maggio di avermi dato questa possibilità oggi. La squadra, che rapporto hai? Bellissimo, siamo una famiglia e stiamo crescendo tutti insieme. Semplice. La prossima volta è più complicato. Intanto cominciamo.